Esame di maturità superato per il Chieti che dal Riviera delle Palme tira fuori un pareggio pesantissimo che dà continuità ai 3 successi di fila e conferma le qualità di una squadra che quando lotta può mettere in difficoltà chiunque. La San Benedettese ha tenuto a lungo il pallino del gioco, ma dopo un primo tempo avario di occasioni, nella ripresa ha creato tanti pericoli alla porta di Antignani solo dopo il vantaggio di Forgione. Sulla panchina rossoblu torna Maurizio Lauro dopo l'esonero lampo di Marco Alessandrini. Out Paulucci e Battisti, torna Bontà a centrocampo, subito schierato tra gli 11. Luiso ha tutti disponibili, eccetto Caterino, ancora febbricitante. Rientrano Salvatore ed Ardemagni. Il primo è subito in campo, l'altro parte dalla panchina. Due gli ex, Conzon e Fall. Si diceva prima frazione di gara senza sussulti. Due le azioni degne di nota: al 20° il tiro in acrobazia di Sinigagliesi bloccato da Antignani e al 24° il tentativo di Bontà fuori misura. Il Chieti è stato molto attento, soprattutto nella fase difensiva, anche se avrebbe potuto sfruttare meglio qualche ripartenza. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Primo minuto, subito brivido per Antignani con una conclusione da fuori di Arrigoni. Il tracciante dell'ex Teramo è fuori di poco. Al 7° il Chieti passa in vantaggio, imbucata per Fall, tiro velenoso su cui Ascioti fa quel che può, irrompe Fargione che insacca. La curva sud, dove sono i tifosi neroverdi, in visibilio. Lauro inizia con i cambi. All'11° tiro del nuovo entrato Pietro Paolo sul fondo. 20° Antignani deve intervenire su una conclusione di Senigallesi. La pressione della Thumb si concretizza al 29°. Cross morbido di Arrigoni, spunta la testa di Pezzola che fa secco Antignani. Ora cambi nel Chieti, fuori Salvatore e Forgione per Mazzei e Alessandro Gatto. Al 41° i neroverdi potrebbero addirittura chiuderla, destro dal limite di Gaillet. Ascioti forse tocca di quel tanto per spedire la sfera sul legno. Nel finale arrembaggio Samb, doppia occasione del neoentrato Touré, prima di testa e poi in pieno recupero tiro a botta sicura salvato dal muro difensivo del Chieti. Finisce così 1-1. Alla ripresa il 7 aprile a Langerini arriverà il Termoli. Per adesso buona Pasqua a tutti.